Adesso sì, è il momento di dare un segnale, è il momento della svolta, quella vera. Non ci sono più alibi, non ci sono scusanti. Domani al Massimino passa l'ultimo treno, quello che il Catania deve prendere ad ogni costo se vuole provare a raggiungere chi il treno l'ha già preso da qualche giornata. Chissà in quanti in estate avrebbero potuto immaginare che la sfida con l'Entella diventasse la partita verità della stagione. La Cenerentola contro il rullo compressore. Solo sulla carta, però. Il campionato finora ha detto l'opposto, il Catania sta provando a rialzarsi, mentre l'Entella, con una partita in meno, ha due punti in più dei rossoazzurri. Sandino non guarda la classifica, ma la conosce a memoria. Sa perfettamente che una vittoria, un'altra vittoria, potrebbe dare alla sua squadra lo slancio fondamentale per rimettersi in carreggiata. Sa anche che un passo falso riporterebbe tutto al punto di partenza. Concentrazione altissima, dunque, per fare bene, per la classifica e per il pubblico. Se riuscissimo a fare un'altra prestazione con risultato importante, martedì ci sia la possibilità di cementare queste due parti, no? Perché poi dopo io credo che i tifosi del Catania sono come l'innamorato che ha visto la sua ragazza prendere il caffè insieme a un altro ragazzo, un po' arrabbiato. Paragone che spiega perfettamente la situazione e l'importanza della partita contro l'Entella. Valenza, che Sandino ha spiegato anche ai suoi giocatori. Il mister ci ha detto in precedenza che queste due partite sarebbero le spartacole del nostro campionato, quindi siamo partiti malissimo, sappiamo che affronteremo una squadra che è in forma, che ha vinto le ultime partite, quindi cercheremo di far tesoro del nostro campo e cercare di fare altri tre punti che sono per noi adesso importantissimi. Tatticamente Sandino dovrebbe riproporre il 4-4-2, sugli interpreti però ci sono ancora dei dubbi, da valutare le condizioni di Capuano e Rinaudo, ma non solo. In avanti infatti potrebbe essere Rosina ad affiancare Calaiò invece di Ciani.